Nei pressi dell'uscita autostradale Prato La Peligna Sulmona è nata una nuova realtà, Creo Kitchens, con solide basi. Andiamo a scoprirle. Come attività veniamo da 100 anni di storia, quindi frequento la falegnameria da piccolo, si può dire. La nostra attività nasce nel 1986. Mio marito, Pezzi Giuseppe, apparteneva ad una famiglia di falegnami, producevano mobili infissi, insomma era un po' l'idea, lo stereotipo del falegname in quel periodo. E noi insieme abbiamo deciso di intraprendere una strada un po' diversa, quella di commercializzare mobili. Per i primi anni siamo stati, come si dice, mobiliari generalisti, vendevamo un po' di tutto, poi negli anni è venuta invece forte questa necessità di specializzarsi. Abbiamo pensando insomma in quale ambiente fosse meglio specializzarsi, è venuta fuori la cucina, che è un po' il cuore della casa. E c'è stato l'incontro con questo brand così forte e così importante del mercato italiano. La Lube è un marchio assolutamente italiano, anzi italianissimo, e quindi insomma è iniziato questo percorso e oggi ci troviamo qui ad inaugurare questo store Creo, che è brand sempre del gruppo Lube, un brand fresco, giovanile, che si rivolge ad un mercato giovanile ma non solo, diciamo. In collaborazione con il gruppo Lube, questo è il nostro terzo punto vendita, è interamente dedicato al brand Creo Kitchens, nato per andare in contrapposizione alla grande distribuzione e per offrire comunque la stessa qualità che ci offre il gruppo Lube. È un brand rivolto alle giovani coppie, quindi a un target diverso, più giovanile, e per questo abbiamo adottato nuove strategie. La strategia e l'organizzazione sono i pilastri fondamentali sui quali abbiamo costruito tutto il percorso, soprattutto in questi anni, soprattutto nell'anno 2020, che è stato un anno diciamo parecchio importante e difficile. Se non ci fosse stata la lungimiranza già da prima di voler attivare la strategia online, saremmo rimasti soltanto seduti ad aspettare l'evoluzione degli eventi, ma così non è stato. Grazie a tutto questo siamo stati in grado di riuscire ad aggredire il periodo e soprattutto ad aprire questo terzo store, che è il secondo, uno nel 2020 e uno nel 2021, negli anni più difficili. Queste strategie, l'organizzazione, la volontà di non aspettare sono la marcia in più, sono quel qualcosa che permette a noi di lavorare meglio, ma permette anche ai clienti di avere più scelta,
Ciò vuol dire che il cliente che non vuole spostarsi perché non se la sente, oppure per semplice paura, ha a disposizione uno staff con tantissime piattaforme a disposizione con le quali può progettare, preventivare, portare avanti il progetto della cucina e recarsi nello store soltanto quando effettivamente c'è da scegliere, diciamo, i dettagli fondamentali del cuore della casa. E riprendendo le parole di Mario prima, siamo pronti ad adattarci ad ogni esigenza del cliente anche sull'online. Abbiamo implementato tutte le piattaforme di videochiamata, da Skype, Zoom, a Teams, a chi più ne ha più ne metta, proprio per essere più flessibili possibile con il cliente ed essere pronti a qualsiasi piattaforma a cui il cliente è abituato. Per cui siamo pronti ad accoglierti anche online. Ma qual è il nostro punto di forza? Il nostro punto di forza è il montaggio, che definiamo sartoriale, proprio perché i nostri tecnici si adattano alle esigenze del cliente e all'ambiente che trovano nella fase di montaggio. Un'altra cosa importante è la formazione dei tecnici, fatta comunque in Lube, in casa madre, da tante ore di formazione e duro lavoro. Questo per garantire comunque un ottimo risultato finale. Un'altra cosa fondamentale è il servizio di assistenza. Il servizio di assistenza veloce, puntuale, e riusciamo quasi sempre a risolvere tutte le problematiche che comunque con l'utilizzo della cucina si potrebbero creare. Questa è un'altra sfida, un'altra scommessa da vincere. Questo negozio si aggiunge agli altri due nostri punti vendita, il Lube a Castellisangro e il Lube a Prato La Peligna. Vi aspettiamo! No.